secondo me. No, sei tu più giovane. No, più giovane di noi. Ah. L'emozione è passata, ora ti devi giocare il posto a squadra. Certo, giocare il posto a squadra con giocatori del calibro di Sturaro, Bertolacci, Greco non è sicuramente facile, cerco di fare del mio meglio e giocarmi anche con loro. Parliamo invece della prossima partita, di questo Genoa si è detto di tutto di più, forse è una delle prove più difficili questa, perché il Cagliari Zeman è una squadra particolare e perché ora tutti si aspettano sempre la vittoria. Beh, penso che aspettarsi la vittoria da ogni partita non sia la cosa giusta, perché non giochiamo contro dei birilli, ricordiamoci che abbiamo di fronte avversari forti ogni domenica. Noi facciamo sempre il possibile per cercare i tre punti sia in casa che fuori e andiamo ovunque col coltello fra i denti a dar battaglia. Stefano, contro l'Udinese, che è una squadra che gioca e lascia giocare, avete disputato la vostra migliore partita, come è stato sottolineato ieri. Il Cagliari ha un po' questa caratteristica, potrebbe essere un dato positivo? Sì, potrebbe essere un dato positivo, però ricordiamoci che loro attaccano senza guardarsi a coprirsi. E quindi noi dobbiamo stare molto attenti, perché se iniziamo a giocare e andare tutti all'attacco, rischiamo di prendere dei buchi clamorosi. Parlando, quando Gasperini ti ha detto tu giochi, in quel momento qual è stato il primo pensiero? Sicuramente cercare di avere più concentrazione possibile e cercare di fare il mio meglio in campo ripagando la fiducia del mister. E poi a casa cosa ti hanno detto? A casa ovviamente erano tutti felici e per la prestazione che ho disputato. Dove può arrivare questo Genoa secondo te? Penso che questo Genoa non ha limiti. Possiamo solo migliorarci, e tenendo conto che comunque ci sono squadroni in questo campionato, però noi, come ho detto, ogni partita, guardiamo ogni partita per cercare di fare i tre punti e poi tireremo le somme più avanti. Kuzka ha detto una cosa, Kuzka ha detto questo è un bellissimo gruppo, ieri Matri e Piniglia scherzavano, voi qua, è la forza di questo Genoa? Sì, sicuramente è una nostra forza, oltre ad avere grandi giocatori in squadra siamo un gruppo molto forte, compatto e lo vedrete da fuori, in campo ci aiutiamo l'uno con l'altro, uno non ha paura di fare una corsa in più per un altro o dare qualcosa per un compagno. Senti, una per te, tu vieni, tu ti sei dal settore giovanile, l'importanza di una giornata e di un movimento di questo genere nei confronti dei ragazzi giovani? Come ha detto prima Stefano, a questi ragazzi giovani la cosa fondamentale è quella di divertirsi e che il lavoro paga sempre. Perfetto. Va bene. Grazie. Grazie. Bravato, non ho intervistato quest'estate, però.